Ciao a tutti e tutti, benvenuti in un nuovo video, io sono Maggie. Allora, oggi nuovo video. Facciamo un video ask e leggerò le domande che mi avete lasciato sotto a una foto. E in pratica mi sposto leggermente un po' più qua, così qui metterò le domande, gli screen delle domande in pratica. Ok, qui in pratica ho tutte quante le domande, quindi si guarda leggermente più sotto per leggere le domande. Trattino basso, Marti, trattino basso, 21 trattino basso. Farai mai il video Instagram Controls My Life? Comunque, sei stupenda, ti amo. Grazie, un bacio. E penso di sì, non so ancora quando, però penso di sì. Il problema è che devo trovare una giornata dove posso farvi controllare più di una cosa. Perché semplicemente fare un video per una, farvi scegliere una o due cose non è cosa. E quindi cercherò comunque sia di farvi scegliere più di una cosa. Poi Antonella trattino basso, Clerici trattino basso, fanpage. Chi ti farei a questi mondiali 2018? Ti adoro. Ti inizio a mandare un bacio. E allora, io non tifo, non ho mai tifato. Calcolate quando ero più piccola, e quindi sto parlando di quando avevo circa 6-7 anni, 8, non lo so, non mi ricordo. L'età precisa non me la ricordo. Appena iniziavo quelli del calcio, appena iniziava proprio la canzoncina di quelli del calcio, io prendevo e mi andavo a fare la doccia e uscivo quando finiva oppure stava quasi per finire, quindi che bella cosa. E questo è proprio cioè, questo è giusto per farvi capire. Il massimo che facevo era andare da mio fratello che se lo guardava e dire: scusami, che sta facendo questa squadra? Che sta facendo questa squadra? Che sta facendo quella? Prendendo il tipo, io non l'ho mai guardato. Cioè, se mi chiedete anche che cos'è tipo la cosa fuori dall'area, ok, mi sono spiegato più o meno, cioè la cosa della linea immaginaria, ok, quella cosa mi sta più o meno spiegata, ho capito più o meno come funziona, però in questo momento non mi viene il termine preciso di quell'azione, e per farvi capire io quanto sono negata, e poi ci ho giocato a calcio, però, cioè ho giocato con le amiche, però sì, ho giocato a calcio, però non capisco la beatacca di calcio, non seguo il calcio, quindi ok, penso di aver detto tutto, quindi non tiferò nessuna squadra che vinca il migliore, ovviamente, però non seguo il calcio. Allora, Marti 21, trattino basso, trattino basso. Apri la playlist e scegli una canzone a caso e di cosa rappresenta per te o cosa ti ricorda. Se vuoi, vale anche quella galleria, ti adoro. Un bacio e subito. Attore musicale, nel frattempo riguardo voi, fisso voi. Quello che voglio dire, spero che esca qualche canzone mia e non qualcosa tipo di mio fratello, se così, perché la maggior parte sono di mio fratello, non sono mia, quindi salve. Sì, io sul mio telefono non ho canzoni mie, però vabbè, e in pratica questo. Però penso che posso già iniziare a sceglierla, a cliccare. Penso di sì, vai, clicchiamo una. E Max. È una delle prime canzoni di Max. Max Pezzali è il mio cantante preferito, perché non lo sapesse, quindi io ho tutte quante le sue canzoni, quindi anche se non mi portano a ricordi specifici, è Max. Max. Ne voglio fare un'altra comunque così, eh. La canzone precedente era Non mi arrendo di Max Pezzali, era una delle prime canzoni di Max, e ce l'ho perché di Max Pezzali. E dovete sapere che Max Pezzali è il mio cantante preferito, e quindi ho tutte le sue canzoni dalla prima all'ultima, e questa cosa mi piace tantissimo, tanto tanto tanto. Cioè, mi sono messa veramente a cercare tutte le canzoni, dalle più vecchie, dalle prime che ha fatto fino alle ultime, quindi ok. E in pratica questo, non sto sbirciando, giuro che non sto sbirciando. E a parte che non ci vedo, che sto senza occhiali, quindi quanto è bello essere miope, eh? Tanto bello. E questo. Ho cliccato la canzone, secondo me parte? Secondo me no. Ok, questo è il mio coso, questo non si calcola. In pratica avete sentito un attimo una parte di un mio video che ho girato con questo telefono, quindi salve. E adesso dobbiamo sceglierne un'altra. Ce la facciamo? Ce la fai il telefono? Quanto è bello quando si prende qualcosa? Oh! No, questa non ha un qualcosa proprio di specifico, ok. Alla fine ti ci hanno mai mannato.
che è la canzone che molto spesso vorrei dedicare a tutte quelle persone che veramente mi urtano l'esistenza, cioè mi fanno praticamente dire: ma che cacchio fa? Cioè, veramente, al posto di mandare a quel paese le persone normalmente, ma ti hanno mai mannato, proprio ce la canti tutta quanta e ciao. Ok, perfetto. La questione della Faberti no, è partita per sbaglio. Ecco, in pratica questo. Adesso lo facciamo con la mia galleria. E le foto funzionerà così. Vi farò vedere la foto, però prima la guardo io per vedere se ve la posso mostrare oppure no. Lo rifaccio, giuro. Però ci sono foto che ovviamente non vi posso far vedere, che non sono solo mie e quant'altro. Tengo la privacy di chiunque, quindi salve. Provo a tenere la privacy di tutte le persone che mi circondano. E quindi questo, sceglierò tipo una foto a caso e in pratica questo, però prima la devo guardare io. Perché voglio tenere la privacy di tutti. Ok, questo non ve la posso mostrare. No, è semplicemente per questo. Io non è che voglio essere cattiva o quant'altro, però ci sono persone che non le posso far vedere, ovviamente. Ok, questa ve la posso far vedere. Aspettate, cercherò di togliere. Ok, c'è uno dei riflessi per forza ci deve stare. Ok, questa qui è la mia foto praticamente che mi è stata scattata per provare la fotocamera di un telefono che mi era stato appena regalato per i miei 18 anni. Quindi questa qua è stata scattata il giorno dei miei 18 anni. Quindi, yeah! Se volete vedere la foto della torta dei miei 18 anni che tutti quanti mi hanno criticata, è questa. La scritta non l'ho scritta io, e in pratica questa qui è la mia foto della mia torta dei miei 18 anni che l'ho fatta io. Quindi questo, visto che si trovano vicini, vi ho fatto vedere queste due foto. Però semplicemente perché si è trovata quella di foto, però solo per questo. Perché sapevo che comunque stavano abbastanza vicine. Allora, poi Oriana trattino basso, Gar trattino basso. Ah, mi hai fatto una figura di M con un tuo familiare? Mi saluti. Ciao Oriana, un bacio, ti saluto. E che io ricordi, no, non mi viene in mente qualche figura di niente che ho fatto con qualche mio familiare, a parte fargliele fare agli altri. Sono una personcina molto carina che normalmente non ne fa, cioè cerco di non farne, però ovviamente qualche volta capita. Infatti farò un video dove vi racconterò tutte quante le figure di niente che ho fatto. Ho fatto figure di niente? No, almeno non penso. Non ricordo. Se ho fatto figure di niente, non lo so. Qualche familiare che vede questo video, se sì, scrivetemi o qui sotto tra i commenti o in privato, come vi pare, di qualche mia figura di niente che ho fatto nei vostri confronti. Perché in questo momento non me ne vengono, giuro, non me ne vengono. Allora, se riesco a prendere il video di Bologna che ho su una cosa, cioè da una parte ce l'ho infilata, cioè ho infilato praticamente questo video di Bologna, che in pratica risale a Carnevale, però a Carnevale ogni scherzo vale. Vi faccio vedere un attimo quello che è successo. E lì ho fatto, veramente in quella giornata ho fatto un botto di figure di niente. E se riesco ve lo, cioè cercherò di mettervelo, di montarvelo e di metterlo, se ci riesco, perché non lo so se riesco a riprenderlo. Se riesco a riprenderlo, certo, lo vedrete. Vedrete in programmazione forse settimana prossima, non lo so, tra un paio di settimane, non lo so. Comunque metterò anche quel video, anche se Carnevale è un bel po' passato. E in pratica questo, perché in pratica lo avevo praticamente perso, l'ho ritrovato da pochissimo. Ho detto, bene, l'ho ritrovato, però ok, visto che gli ho fatto un po' di figure di niente il giorno di Carnevale, vi metterò praticamente quel video. Però non era nessun parente. Allora, Veronica.8.4. Hai avuto esperienze paranormali? TVTB Cucciolotta Curicino LB. Un bacio, ti mando un grandissimo bacio, un abbraccio gigantesco. E no, non penso di aver avuto esperienze paranormali. A parte quella di quando ero poco, cioè praticamente piccola, e in pratica ho visto, cioè è stato più che altro un riflesso, però non so se è stata la mia mente che ha immaginato qualcosa o non lo so. E in pratica ho visto un riflesso di un qualcosa più o meno a questa altezza qui da me, ed era tipo tutto colorato, molto spiccioso, era tipo una persona tutta colorata, piccolina, cioè più o meno a questa altezza qui in più o meno. E in pratica questo, però poi quando mi sono girata per vedere che cosa c'era, se veramente c'era qualcosa, non ho visto niente, mi sono rigirata per vedere dove avevo visto questo riflesso e non c'era questo riflesso, cioè non lo so, però sinceramente che cos'era, veramente non ho idea, a parte i miei sogni stranissimi, dove ho sognato mia nonna, mia zia, l'altra, cioè la mia bisnonna,
e un botto di persone di cui io ho conosciuto soltanto la mia bisnonna e mia nonna e mia zia non le ho conosciute, però le ho sognate, quindi non lo so se si possono ritenere come paranormali, però non penso. E in pratica questo. Cioè, io sogno anche persone che non conosco, che non ho mai visto nella mia vita. Però sono sicura che erano mia nonna. Cioè, di mia nonna ho le foto, di mia zia no. Però sono sicura che era mia nonna. Perché ho le foto. E in pratica ho sognato mia nonna. Non so se si può ritenere però paranormale questa cosa. Però il sogno era abbastanza pesante. Federica, la mia vita Pepper, ti mando un bacio enorme. Allora, ciao Maggie. Sono una tua grande fan. A parte la qualità dei video che potrebbe migliorare, ma già è bellissimo così. Lo so che deve migliorare. Cioè, io nel momento in cui riesco a fare dei piccoli passaggi e lo sai benissimo, lo sai che prenderò la videocamera e tutto quello che mi serve, tutto l'occorrente che mi serve, anche una luce decente e tutto il resto. E infatti non ci sarà, penso che non ci sarà più lo sfondo della porta, perché questa è una porta. Cercherò di fare comunque sia le cose rette, corrette, precise, perfette e coccolose, perché sì, ci sto mettendo veramente un botto di energia e continuerò a metterci un botto di energia, perché mi sta dando tanto il canale, veramente non può, se cioè, può sembrare stupido per chiunque, perché uno dice, vabbè, è un anno, che cose hai fatto in quest'anno? Mi sta dando parecchie energie comunque il canale e sto iniziando a parlare veloce, non lo so perché. Però il canale mi sta dando veramente tanto e quindi non lo abbandonerò mai il canale. Quindi sì, se devo pensare a qualcosa da fare, penso prima al canale e poi a tutto il resto. Quindi, allora, quindi sì, ok, continuo a leggere, scusami. Tu sei bravissima su YouTube e ti auguro il meglio. Ma grazie! Ti mando un botto di baci. Cosa ti è piaciuto di Bologna? Un bacio grandissimo. Allora, cosa mi è piaciuto di Bologna? In pratica il corso è stato molto, molto bello. Cioè, Bologna è bella per quello che ho girato, per quello che ho visto, cioè la stazione, il corso, una via laterale che mi stavo anche, diciamo, un po' perdendo per arrivare dove dovevo arrivare, cioè per andare da Michele. E ogni volta che mi fai gli scherzi, che non ho capito ancora dove cacchio si nasconde per farmi gli scherzi. Cattivo. Cosa mi è piaciuto di Bologna? La cucina, che è molto buona. Infatti ho trovato, cioè abbiamo trovato un posto carino dove mangiare, anche se l'ultima volta non abbiamo mangiato nel solito posto. Jason trattino basso, i trattino basso, Gianzo trattino basso, i trattino basso, mie trattino basso amori. Ciao Maggie, sei fantastica, dato che sono fan di Jason. Cosa hai provato quando l'hai incontrato? Un bacio, sei bellissima e bravissima. Un bacio anche a te. Allora, cosa ho provato? All'inizio sono stata tipo iper mega in ansia perché stavo in ritardo e devo ringraziare che mi hanno aspettato sia Jason che Tiziano, come sapete li ho incontrati lo stesso giorno. E cosa ho provato? A parte l'ansia perché stavo in ritardo e sono una personcina veramente troppo ansiosa, devo dire che cioè, mi hanno fatto calmare quasi subito perché hanno iniziato a giocare e scherzare tra di loro. Però allo stesso tempo è stato carino perché sono stati veramente disponibilissimi e sono persone, cioè, sono veramente umili, infatti del tipo mi sono presentata lì come fan e poi mi sto a parlare un pochettino del canale, praticamente mentre ce ne stavo andando, e del tipo facciamo il video così. Ok, va bene, cioè, si è dimostrato sempre gentilissimo dal primo istante, infatti wow, cioè devo ringraziare Tiziano perché grazie a Tiziano ho conosciuto Jason, se non c'era Tiziano non avrei incontrato Jason in pratica. Però devo dire che sono stati veramente entrambi, quindi non solo Jason, carini e dolci, quindi ok, questo. Sono stata veramente emozionata e trovare ancora le parole è strano, perché comunque sia, è stata una sensazione veramente unica. Conoscere comunque sia qualcuno che hai conosciuto, sì, ma tramite il web ci parli, tramite comunque sia applicazioni, comunque sia sono tutto a livello virtuale. Poi incontrarli e dire, cacchio, ma sono così spontanei, così, come è possibile? Perché poi quando non li vivi, quando non vivi una persona, ti sembra tutto abbastanza diverso. Invece loro no, sono proprio così come li si vede sul web. Ecco, in pratica non hanno creato nessun personaggio, cioè praticamente niente. Sono praticamente loro al 100% e questa cosa stupisce, perlomeno mi stupisce. Perché normalmente vedo persone che dal web sembra una cosa, ma dalla realtà sono un'altra. Praticamente fanno questa cosa molto, molto strana, però sono reale al 100% anche sul web, quindi sono rimasta un po' scioccata da questa cosa. E in pratica questo. Inizio a chiedere scusa per questo nome e per questo cognome, perché è pieno di R.
Raro Roberto 19, quanto sei alta? Normalmente rispondo un metro e una tic e tac, perché sono alta 1,50 m. Quindi un metro e una tic e tac, lo so che la tic e tac non è una cosa di misura, però normalmente rispondo un metro e una tic e tac. Così io faccio un po' ridere, faccio un po' la simpatica, ogni tanto ci provo a fare la simpatica, anche se non lo so. Poi, Russo punto Chiara punto 11, stavo anche sbagliando. Ciao, sei molto dolce, amo i tuoi video. Volevo chiederti se farai mai qualche video dove ti trucchi in modo folle. Ci sto pensando. E sì, forse sì, uscirà qualche video troppo in là, perché per il momento sto pensando a cosa fare. Se ti va, scrivimi qualche video che vorresti vedere di qualche trucco folle, ma questo non vale solo per te, ma vale per tutti. E si può fare tranquillamente, cioè, mi sfizio, mi diverto, cioè, lo sapete che io gioco truccandomi, per me truccarmi è praticamente un gioco, quindi ok. Quindi è questo. E le domande erano tutte queste, io vi mando un grosso bacio a tutti quanti e spero che questo video vi sia piaciuto, che ho soddisfatto le vostre curiosità e se è così lasciate un like. Se volete qualche altro video ask, lasciate qui sotto le vostre domande, oppure ogni tanto metterò una foto su Instagram e vi dirò lasciate qui le vostre domande, che così poi le leggerò e tutto il resto. Io spero che in questo spazio ci entrino le domande, però penso di sì. Vabbè, poi vedrò nel montare. E io vi saluto, vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Non so se ci state facendo caso, ma questo video sta uscendo di giovedì perché oggi è il compleanno di Michele, quindi tantissimissimissimissimissimi auguri Michele. E niente, ti volevo semplicemente fare gli auguri per questo, anche un video, come spostare un video, perché spostare un video? Perché è il compleanno di Michele, in pratica, è il ragazzo con cui faccio i vlog ogni tanto, quindi questo. Ciao, un bacio e ci vediamo.